Il caro bollette si fa sentire nelle case di tutti e incide tantissimo anche sulle attività commerciali, alle prese con affitti, pagamento dei dipendenti, bollette dei consumi che sono aumentate in modo vertiginoso. Alcuni commercianti aquilani parlano di bollette mensili anche di 3.000 euro per l'energia. Anche il gas è aumentato tantissimo, spiega il titolare di un'attività di ristorazione bar. I guadagni invernali sono di meno e se ne vanno per il pagamento delle utenze, in buona sostanza. È davvero difficile compensare i costi, visto anche il periodo pandemico, che ha portato ad un calo vistoso dei guadagni un po' ovunque. Le telecamere di Rete 8 sono andate in alcuni bar a vedere la situazione. Per l'energia elettrica è arrivato esattamente il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ci spiegano i titolari dei bar. Ma nonostante questo, in molti hanno deciso di non far pesare gli aumenti sui clienti, non aumentando, ad esempio, il prezzo del caffè. Il caro bollette quanto si fa sentire? Parecchio, moltissimo, anche perché dall'anno scorso di questo periodo, quest'anno si è, diciamo, raddoppiata un bel po'. L'anno scorso arrivarono 350 euro, quest'anno sono 674. Lo stesso periodo. Ecco, alla luce di questo, tanti hanno aumentato il caffè. Lei che cosa ha deciso di fare per il momento? Ha aumentato? Il momento ancora no, aspetto perché, anche perché come sono andate a noi le bollette, sono andate pure i clienti, quindi prenderli per la gola non è bello. Voglio aspettare un po', vediamo come va. Quanto incide questo caro bollette che tutti stanno riscontrando anche nelle abitazioni su un'attività commerciale come la vostra? Beh, almeno il 50-60%, però noi con i prezzi non aumenteremo, rimarremo con i prezzi invariati, perché non è il momento questo per aumentare, nonostante la situazione economica è drammatica. Però bisogna tenere botta e mantenere i prezzi bassi, perché il consumatore è già sfiduciato, se alziamo anche i prezzi è la fine. Nella stagione invernale, insomma, che si lavora di meno rispetto all'estate, si rischia di lavorare per pagare le bollette? Bah sì, oddio, le utenze sono 50-60%. Il settore bar non è un settore facile perché ci sono tanti bar, però noi siamo un'azienda tradizionale, speriamo di restare in piedi, credo di sì.